Allora, scusate se oggi tagliamo corto con la intro, però già c'è stato un ritardo di mezz'ora dovuto alla corrente che salta. Aggiungiamoci un altro ritardo di mezz'ora perché il mio computer fa i capricci. Ed eccoci qui. Io volevo pure fare un piccolo test con il benchmark tool di Black Myth Wukong per vedere, perché l'ho fatto off-stream e se lo metto sull'impostazione grafica al minimo. Gira anche abbastanza bene, non scende mai sotto i 50 frame. O sotto i 30, no. Non scende mai sotto i 30, però sta sempre intorno ai 60. E va benissimo. Però non so questa cosa come va quando streammo, perché c'è OBS che ruba la RAM. E quindi volevo fare un test con voi, ma visto il ritardo, direi che lo facciamo un'altra volta. Allora, musica di Metroid Prime perché. Perché sì, no? Perché è misteriosa. Perché oggi facciamo la lore. Facciamo la lore, il gioco turbo lagga come al solito, nonostante abbiamo messo anche qui le impostazioni al minimo, ma turbo lagga perché c'ho Google aperto. Vero anche questo. Rimettiamo la musica sua, adesso verremo assordati tutti. No, andata di culo. Allora, signori, sarete felici di sapere che in questi 3 giorni ancora non ho finito la quest dei fantasmi. Non sono fantasmi, sono. Sì, quello. Non ho ancora finito quella quest perché è lunga. Ma non solo è lunga, perché anche la quest del museo era lunga, eppure l'ho fatta in un pomeriggio. Anche la quest dell'Auro Malley era lunga, ma l'ho fatta in un pomeriggio. Il, tra virgolette, problema di questa quest dei fantasmi. Stavo facendo sta cosa dei bidoni. Il problema della quest dei fantasmi, che non è davvero un problema di per sé, però un pochino fastidioso lo è il fatto che, come dire, è molto discorsiva. È incredibilmente discorsiva, ci vado per farvi vedere a che punto sono. È estremamente discorsiva questa quest e a volte ci sono dei momenti interessanti. E io non me li voglio perdere, quindi li ascolto. Il problema è che non so mai quando può arrivare un momento interessante, quindi posso, cioè, skippo fino a un certo punto. Per esempio, stavo facendo questa missione in cui c'entrava Yukong. C'entravano Yukong e la figlia. E ho detto, ah, vabbè. O meglio, c'entrava Yukong. E ho detto, vabbè, c'è Yukong, sti cazzi. E poi appena ho visto che era entrata anche la figlia in ballo, ho detto, oh, cazzo. Sta a vedere che questa è una quest legata alla Zai, la tizia lì, la compagna di volo di Wukong morta. E infatti era su quello, solo che me ne sono accorto quando la quest ormai era praticamente finita. E ho detto: merda, è ora devo fare i cazzi. No, tranquillo, lì che non ho letto nulla dei bidoni. Non ho letto nulla dei bidoni. Pensavo fossero un meme. Penso ancora che siano un meme. Ma non so se c'è un neon dei bidoni. Lo scopriremo, immagino. Comunque, non stiamocene qui. Andiamo sull'Express. Perché tanto la databank sta lì. E quindi, giusto prendere. Qui ancora mi mancano 2 ceste. Non ho idea di dove siano. Mi mancano 2 ceste. Vi giuro, ho fatto tutta questa zona avanti e indietro almeno 5 volte. E non ho trovato mezza cesta. Non ho idea di dove siano. Ogni volta che ne trovavo una dicevo: ah, eccola. Eh no, quella è una cesta bonus. Non rientra nelle 13. Ma allora che cazzo, boh? Quassù ci sono. Oddio, quassù ci sono andato? No. Non ci sono andato. No, non ci sono andato lì. Ah, aspetta, forse ho capito quale punto è. Forse ho capito quale punto è e semplicemente ancora non ci posso andare. Mi stavo un attimo grattando il naso, per quello non ho girato la telecamera. Vediamo se ho ragione. Sì, allora. Sì. No. Sì. No. Forse. No, sì, boh. Allora, in questa zona ci sono stato. Oddio, ci sono stato in questa zona? Non mi dire che ho girato questa zona 5 volte, non sono mai stato qui. Non è possibile. Mi rifiuto di crederci. Trovatrice di scrigni, vieni a me. Looks like we're working together on this one.
I suppose an extra pair of eyes won't hurt. Ah, perché non vuole lavorare con lui, ok. Un giorno ci dobbiamo anche mettere qui a vedere tutte le interazioni fra i personaggi. Ma non è ora il giorno. Non è questo il giorno. Allora. Vediamo. Perché io qui credo di esserci stato. Sì, 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 sì. Sì, ha voglia, ha voglia. Qui ci ho fatto... Ah, tra l'altro. Vi ricordate che vi avevo detto andare a Penaconi sarà utilissimo per me? Perché c'è l'armatura che mi serve per Topaz. In realtà ho scoperto che era qui l'armatura che mi serve per Topaz e l'ho farmata. Non è proprio il massimo, però è ok. E me la faccio bastare. Vorrei molto di meglio, ma me la faccio bastare per ora. Allora, lì sopra non credo ci si possa andare. Cioè, perché... Eh no, non ci si può andare qui. Cioè, non ci sono strade per andarci. Sì, ma poi adesso che l'ho guardato meglio me lo ricordo questo punto. Tipo qui c'è sto muro invisibile stupido, esatto. Qui c'è il nulla cosmico. Vabbè, comunque. A parte questo. Andiamo all'express, via. E poi devo ancora trovare i bidoni in una delle zone qua, non mi ricordo quale. Come cazzo ci vado sull'express, aiuto? Da qui, ok. Abbiamo anche una pull da fare del banner standard. Io direi che ce la leviamo subito, tanto verrà fuori un light con da 3 e arrivederci, grazie. Tra l'altro... Sta zitta, sbura. Tra l'altro, Rick, come tu mi hai fatto sapere, ah sì, è iniziato il banner di Gianni, ho già fatto l'Aptitude Showcase e quelle robe lì. Come tu, Rick, mi hai fatto notare, mi hai fatto sapere con quel video, ahimè, purtroppo, il motivo principale per cui io volevo Bronya, ovvero avere un team forte con Jingliu, purtroppo... è un po' andato in rovina quello scopo. Perché? Perché a quanto pare Bronya e Jingliu non sono più così forti insieme. E ora sono indeciso. Sono indeciso se pullare... Cioè, se con queste 300 è... prendere Bronya o Himeko. Prima dicevo, vabbè, Himeko sarebbe simpatica per Pure Fiction, bla bla bla. Però mi serve Bronya. Mi serve di più Bronya. Adesso non lo so più. Sono comunque loro due le migliori. Volendo anche Clara. Non farebbe schifo. Bronya è sempre utile. Lo so che è sempre utile. Però, come dire, per carità, se hai Sparkle, Bronya la butti anche nel cesso, diciamo. Però, io non ce l'ho Sparkle, quindi Bronya farebbe comodo. Però Himeko mena in Pure Fiction, quindi non lo so. Leviamoci questo warp, via. No, vabbè, assurdo. Allora, vediamo se c'è roba da prendere qua, ma non credo. No, infatti qua 16. Siamo sempre a 16 lì, tra l'altro. Questi non ancora. Ah, ecco, questi ancora non si sono resettati. Esatto. Quanto si resettano? Tra 9 giorni? Ah, ma tu pensa. Ma tu pensa un po'. Va bene. Tanto non capisco perché dice che sono scontati. Cioè dice, ah, guarda, invece di essere a 160 sono a 90. Bro, sono sempre a 90. Cioè, che cazzo. Bronya è il miglior advance del gioco, sì. Però solo quello, tra virgolette. Sparkle, invece, c'ha anche i cazzi. Comunque, non siamo qui per questo. Siamo qui per la lore. Per fare la lore devo andare quassù, mi pare. No, devo andare di qua. Ah, è vero, perché devo parlare con Marzia. Marzia sta di là, ma noi non parleremo con Marzia. Che è sta roba? You're nameless, bla bla bla. Dovervi lasciare questa lettera invece che dirvi addio di persona mi fa sentire un po' di rimorso. Ho sentito dei vostri delle vostre nobili gesta sulla Bliblons. Ho avuto il piacere di conoscere un amico intrigante quanto è un amico, beh, Ding Dong, i cazzi.
questo viaggio l'avrà lasciata Giglio? Luocia? Ma tu pensa, non me l'aspettavo. Nonno, cioè, il tuo arcinemico ha lasciato una lettera. This journey through the wandering sea enjoyed allowed each of us, including those of the astral express, to find what we are seeking. Io devo continuare alla prossima stazione nel mio destino. Come nei costumi della mia terra natia, è uso che io lasci indietro qualche ricordo dei posti che ho viaggiato, in cui ho viaggiato. Volevo dire che ho visitato e in cui ho viaggiato. Hai parlato con Nimico e Welt? No, non posso, perché sono tutti andati a Penaconi, è rimasta solo Marzia sul treno, che se ci parlo parte Penaconi. Quello è il problema. In questa lettera è compreso un piccolo dono in segno del mio apprezzamento. Per favore accettatelo, bla bla bla, che poi speriamo di rincontrarci in futuro. Ah, grazie Luocia, il mio personaggio preferito all'improvviso. Sono molto facile da corrompere. Ah, vi faccio vedere un attimo la build attuale di Topaz, che non è un granché. Sta laggando spesso? Ma a me dice 0 frame persi, Rick, mi sa che è la tua connessione. A me dice 0 frame persi, connessione stabile. Allora, eccoci qua. Topaz, per favore, sta zitta. Allora, abbiamo questo che ha attacco e crit rate. Aspetta, com'è che si faceva così? Purtroppo l'unica statistica che io volevo potenziata, ovvero il crit rate, non è stata potenziata, quindi rosico. Abbiamo i guanti con speed e crit damage. Qui effect res, per carità, effect res è sempre comodo. Io avrei voluto un po' di crit damage, un po' di speed, ma va bene, break effect e effect res, va bene. Crit rate qui, oh. Questa non mi posso lamentare, questo è l'unico pezzo veramente buono che mi è venuto, tralasciando HP 114, che tra l'altro ha ricevuto ben 2 upgrade. Ma va bene così, non ci lamentiamo, è tutto a posto ragazzi, è tutto a posto. Cristo Dio. Poi abbiamo gli stivali, che avrei voluto con speed, ma oh regà, vi giuro, ho speso tutte le mie... Le reliquie, quelle lì che ti fanno craftare un pezzo qualunque con la statistica che vuoi tu, le ho usate tutte. Sono venuti solo degli stivali di merda con la speed. Guarda, un attimo, ce li ho ancora. È venuto questo che fa cagare, non c'ha né crit né danno. C'ha solo robe difensive, che non è quello che mi serve con Topaz. Questo pure. Con effect hit rate, questo addirittura è proprio vaffanculo. Questo vaffanculo 2. Questo vaffanculo 3,5. Questo c'è, cioè, giusto l'attacco, ma tutto il resto... Cioè, no, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. E poi dovevo scegliere tra questo e questo. Tra crit rate e crit damage, oppure tra speed e crit damage. Alla fine, visto che tanto Topaz principalmente va di follow up, ho deciso di ignorare la speed e di andare col crit rate. Perché... sono così con... ah, e poi... sì, basta. Vabbè, ci sono ste due che ci stanno. Speed, crit rate. Ovviamente, potenziamenti, nessuno finito sul crit rate. 2 su HP di merda, va bene. E la sfera fire damage boost. Standard, crit damage, va bene. Perché sono così concentrato sul crit rate? Perché ho questo lightcon qui, che sono riuscito a superimposare al massimo. Ovvero, ogni volta che fai un crit... guadagna uno stack di Good Fortune, che può staccare fino a 4 volte. Ogni stack ti aumenta il crit damage del 12%. Noi adesso con Topaz potrebbe essere molto migliore, potrebbe essere facilmente migliore, ma... dai che si vedono i dettagli. Qui? No. Adesso qui? No. Ah, qui. Noi adesso con Topaz abbiamo 70 crit rate. Preciso. Precisissimo 70% crit rate. Che non è il massimo. Però non fa neanche cagare. Se i potenziamenti fossero andati al posto giusto e tutte le reliquie fossero state un pelino più giuste, avrei avuto facilmente 100% crit rate. Ma purtroppo il destino mi è stato avverso. Andiamo avanti con la nostra vita, però. Ah, giusto.
visto che ci sono temporaneamente accessibili le cose per farmare questa roba qui, cioè l'early access, lo farmate un po', quindi possiamo portare su il Trailblazer Harmony, Barber Beast. Vai, vai, sì. Potenzia tutto. No! Vabbè, faccio uno. Ne faccio uno adesso al volo. Via. The lazy enemy strike attack. Buono. Before our paths diverge, savor the shared journey. Effect reso aumenta le massi. Butta dentro, vai. Tanto prima tutte le passive e poi il resto. Break effect aumenta, ma butta dentro tutto, via. Madonna, quando torna il banner di Firefly, c'ho il team super break no pronto di più. Che non tornerà mai. Però, ma sì, butta tutto dentro. E per ora mi fermo qui. Il resto lo faccio dopo. Ora, piccolissimo ultimo aggiornamento. Tralasciando Aventurin, che appena andiamo a Penaconi verrà completato, diciamo. Tralasciando lui, il prossimo personaggio che avrei intenzione di potenziare dovrebbe essere Reshio, perché ok, ha le trace potenziate, ma è messo così. Non è proprio il massimo. Stavo lavorando su Luocha. Mi manca una corda Energy Regeneration Rate buona. O meglio, ce l'ho, ma ce l'ha già Ron May. E comunque non è buonissima. Ma vabbè. Purtroppo le corde R sono molto difficili da trovare. Però, qua c'è il signorino con tutto a più zero. E quindi, insomma, possiamo iniziare con la lore. Allora, tra l'altro, mi è capitato uno short della mia best girl. Ovvero... Ah, Broski, ma tu sei qui adesso? Godo. Anche se è soltanto un ammasso di dati, Turbo Trotter è molto affezionato a te. Forse sogna delle pecore elettriche. Va bene. È il Pughi di Monster Hunter. Comunque. Guarda qui la cazzo bank. Sì, eccoci qua. Allora, dicevo, stavo guardando la il trailer di Fei Xiao, dove arriva lei sconfiggendo uno dei gorilloni e dice: "Hey ragazzina, sai dove posso far sborrare i nerd?" No, non dice questo. Però vabbè. E nei commenti uno ha scritto: "Fei Xiao sconfigge gorillone della flotta Borisin, chiede indicazioni per vedere Jin Yuan, doesn't elaborate further, leaves." E ho detto: "Ah, ma quindi la flotta Borisin, Sborisin sono i gorilla e quei nemici lì." E quindi abbiamo varie cose da guardare. Non so se guarderemo i personaggi. Forse i personaggi lì, le relics. Da cosa iniziamo? Vediamo i termini. Concetti. Allora, un attimo. Questa è la lore, va bene. Partiamo dalle fondamenta dell'universo, ok. Un giovane germoglio è germogliato, assurdo. Dalle crepe del caos primordiale, nutrito dal tempo per miliardi di anni, è cresciuto diventando un enorme, incontrastato albero. E poi arriva Marika. No, quello è un altro gioco. E qui sta parlando dell'Imaginary Tree. I rami del gigantesco albero hanno dato vita a tantissime giovani foglie colorate, ognuna contenente un frammento del volere dell'universo. Un volere che eternamente parla... Vagaris, non so cosa voglia dire, ma assomiglia a vago, quindi immagino sia quello. Quindi un volere che in eterno parla in vaghi cazzi, ma allo stesso tempo dona incredibili scenari, tesori, epiche.
e vita in ogni mondo. Quindi in pratica c'è sto imaginary tree, ogni foglia dell'imaginary tree è un universo, in teoria. E ci contiene un fragmento. Sì, un frammento dell'universo. Un frammento del volere dell'universo. Allora non è proprio. Cioè, non è che ogni foglia è un universo, forse. L'avevamo visto una spiegazione. Com'era? Forse era che tipo i rami erano linee temporali in un certo senso. E le foglie erano dei punti precisi in una linea temporale. Mi pare che diceva questo il video che abbiamo guardato tempo fa. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, ci parla dell'Imaginary Tree. Non ci ha parlato del mare di Quantum, che è un'altra cosa, un altro concetto vago che ricordo, però va bene. Stazione spaziale di Herta. Tra l'altro, mi sono rivisto Cydonia giocare l'intro, il tutorial di Star Rail, fino a quando non incontri Imeco per la prima volta. E lui, a differenza mia, ha analizzato tutto, ha parlato, ha fatto cose, eccetera. Solo che ovviamente ci ha capito un cazzo, perché uno dei difetti di Star Rail è che ti tira mille informazioni fin da subito, ma poi non te le fa tornare indietro a prendere. Dice, vabbè, ma te le riguardi online o te rifai una nuova partita? E ho capito, bro, fammi rigiocare le missioni di trama e basta. Cioè, non c'è bisogno di fare tutto sto casino, ma va bene. E quindi adesso ho notato cose che non dirò adesso, le dirò dopo. Però tipo, una cosa che mi ero completamente perso, o che magari, anzi, che in realtà ricordo di aver letto, ma ricordo anche di aver pensato, boh, ok, chissà che cazzo vuol dire, era che il primo membro della Genius Society non si sa nulla, perché ogni cosa che ha fatto è andata persa, ma si dice, forse, che sia stato lui a creare Nus, o Nu, se vogliamo dirlo alla francese, chiamiamolo Nus perché così capite, che è Leon della Erudition. E infatti si teorizza che Nus sia un Eon artificiale e bla 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 bla. Erta è un emanator di Nus, bla bla. Quelle cose lì. Ma andiamo per i gradi. Non contenta, non soddisfatta dalle leggi del mondo comune, Erta della Genius Society ha fissato le proprie mire sulle esistenze non spiegate del cosmo, aspettandosi che quei misteri così distanti avrebbero soddisfatto la sua curiosità. Per questo ha creato la nave simil museo. Sì, ha creato questa nave simil museo e l'ha lanciata in orbita. Iniziando la ricerca per sigillare tutte le strane esistenze tra le stelle. Ah, ma quindi è uno zoo la stazione spaziale? Va bene, non lo sapevo. Ed è così che è nata la famosa Herta Space Station. Oggigiorno la stazione spaziale possiede innumerevoli curio ed è veramente considerabile un museo dello spazio. Un gran numero di ricercatori vive sulla stazione. Collezionano di continuo reliquie e curio da tutto il cosmo, registrano le loro apparizioni e funzioni, stabiliscono metodi sistematici per osservarli e studiarli, bla bla bla, quelle robe lì da nerd sfigati. Infine trovando enigmi ancora più confusi nei loro studi. E questo effettivamente era l'obiettivo iniziale di Erta, certo. Questa enorme collezione spesso attrae però occhi gelosi. Varie forze guardano dalle ombre e a causa del potere di Erta la stazione spaziale... Ah no, però a causa del... In realtà la congiunzione ce la sto mettendo io, lì c'è un punto. A causa del potere di Erta la stazione spaziale raramente ha affrontato una vera e propria crisi. E poi arrivarono Kafka e Silverwolf... e la collezione e indagine continua in modo ordinario, diciamo. Qui c'è il follow up su Erta, ma dopo. Yarilo 6. Gli storici spesso iniziano a parlare della... Aspetta. Start the planet history... Ok, iniziano a parlare della storia del pianeta Yarilo 6
parlando della guerra degli dei migliaia di anni fa. Va bene. La guerra tra gli 11 stati Perun e l'unione dei Veles. Veles Union, e l'esercito dell'unione Veles, non lo so. Hanno bruciato la terra per anni finché una primavera. Completely changed the fortunes of an early spring. Finché non è arrivata la primavera. Oh no, non la primavera! Abbiamo perso la guerra. E i Veles hanno vinto. Buon per loro, grandi. Hanno vinto perché il cambio delle stagioni è arrivato prima del previsto. Sì. Aspetta. Hanno lodato the Spring War God. Allora, Spring, qui ci sono due. Ci sono due opzioni. O è la primavera o sono le Spring, ma non credo. Anche perché Spring, in realtà, che ci penso, non vuol dire nulla. Però hanno lodato questo dio della guerra Spring, palle. Yarilo. Ah, Yarilo era il nome di questo dio, ok. Per averli aiutati a eliminare il loro arcinemico. Impressed the land with poems. La domanda è, questo dio c'era davvero? O erano credenze loro? Cioè, hanno vinto, ha detto, è stato tutto grazie a Dio. Poi, intanto, gli strateghi dicono, no, è stato grazie a noi. Oppure è veramente intervenuto un dio. Non lo sappiamo mai. Il nome attuale del pianeta, nei registri del cosmo, Yarilo 6, potrebbe essere un errore di traduzione che contiene una roba di poesia. Non so come si traduce questa composizione qui. So che stanza dovrebbe essere un termine associato ai cazzi, ma non so. Quando la guerra mitologica era finita, Yarilo 6 ha dato il benvenuto a un lungo periodo di pace e ha sviluppato... Aspetta. And developed from a hunter-gatherer... Ah, ok. E si è evoluto da società di cacciatori e raccoglitori di roba, a una che invece esplorava lo spazio. Cioè, sono passati da età della pietra, non proprio, ma va bene, a andiamo nello spazio. E hanno giocato a sport, chiaro. Sfortunatamente, Yarilo 6 era un pianeta con poche risorse. Lo sviluppo intensivo ha portato degli avanzamenti tecnologici top tier, ma allo stesso tempo ha portato una fine alla loro storia. Finite le risorse, l'arrivo di uno Stellaron e l'apparizione dell'Eternal Freeze, della glaciazione eterna, tutti questi disastri combinati hanno completamente annichilito la gloriosa ma effimera civiltà di Yarilo 6. I sopravvissuti alla glaciazione sono riusciti a stare in vita in un angolo, in un angolino, in un puntino del pianeta. Si sono scordati il vecchio nome di Yarilo e hanno creato Belobog. È vero, perché loro non lo chiamano mai Yarilo 6, il loro pianeta. E hanno creato Belobog, una città creata per riparare contro l'Eternal Freeze, contro la glaciazione. E hanno continuato la loro civiltà. A causa del suo ambiente naturale isolato e pericoloso, Yarilo 6 ha perso i contatti col mondo esterno dopo l'apparizione del Cancer of All Worlds, anche detto lo Stellaron. Io vado un secondo a cambiare la musica dell'Express, perché questa è simpatica, però ne vorrei un'altra. Tanto possiamo farlo. Is March 7th still packing her luggage? Adesso, a me, cioè, se non sbaglio, noi possiamo cambiare la musica qui e la cambia su tutto l'Express, no? Vabbè, nuove cazzi. Allora, cosa mettiamo? Troppo lento. Qualcosa di chill? Bro. No, troppo. Hello? Troppo lento? Dai, quanto ci vuole però. Sì, lo so che è nel menu, però mi piaceva andarlo a fare lì. Piaceva andare proprio al databank a leggere. Questa è simpatica. Salty Moon. No, questo c'è il testo, mi distrae.
cazzosa. Scusate, c'era una zanzara. Questa qual è quella di Argenti? Possibile. Ma perché è così basso il volume? Dai, teniamoci questa per un po'. Ci teniamo questa qui per un po'. Ma porca. Va bene. Va bene, leggiamo da qui. Che palle. Allora, dicevamo. Tianzhou Luofu Location. Ma guarda quanta roba. Ok, va bene. Allora, la flotta Sblinz Blonds è una delle sei navi madre dell'alleanza Sblinz Blonds. Naviga nell'infinito oceano di stelle come una freccia. Come una freccia. Che punta da una parte. Andando dritta. Shooting load, Destiny Dynamic. No, niente, mi distrae troppo. È stato un errore incredibile mettere questa canzone. Sono distrattissimo. Allora. Eravamo arrivati. Ma me ne manca una qui. Ma questa come si ottiene, scusami? La Master Control Zone. Dovrò tornare a esplorare. Vabbè. No, però ok. Questa? No. Oh, però queste iniziano molto più in fretta, ste canzoni, le preferisco. Non devo aspettare 40 minuti. No. No. Sì, dai. Abbasso un po' il mio volume, però, perché mi distrae. Alza un po' la musica, ok. Ma in teoria è il massimo la musica, è quella la parte strana. Guarda. È al massimo. La musica è al massimo, non so perché è così bassa. Alzo qui su OBS. Allora. Zerabank. Allora. Perfetto. Quindi, dicevamo. La flotta Sblinz Blonds. Quindi, questa nave viaggia come una freccia per colpire il bersaglio, il nemico predestinato del Lord della Caccia. Dopo la guerra con gli abitanti dell'Ego Citizens dell'Abbondanza, dell'Uofu, ha viaggiato in varie regioni interstellari densamente popolate, scambiando e conducendo scambi culturali tra vari mondi. Hanno fatto accordi con la IPC, hanno aiutato molti mondi distrutti dai tizi dell'abbondanza per ricostruire il loro ecosistema. Molte persone sono arrivate sulla Sblinz Blonds per cercare trattamenti medici, studiare e scambiare. Throngs, mai sentito come termine, immagino voglia dire tantissimi, con tantissimi visitatori che riempivano i porti. Anche se la guerra è calata, la flotta non si è rilassata, cioè non ha abbassato la guardia per quanto riguarda i tizi dell'abbondanza. Li chiamo i tizi perché Denizens mi fa ridere chiamarli gli abitanti. Comunque, il popolo dell'abbondanza, volendo, non so. Comunque, le Starskiff dei Cloud Knights
vanno su pianeti che sono con cui hanno perso. No, aspetta, went out of contact. Sì. Sì, vanno sui pianeti in cui si sono persi i contatti per cercare informazioni. Mentre la Ten Lords Commission, la commissione dei Dieci Lord, rimane a guardia, rimane a fare la guardia per qualche cercatore di Elisir alla ricerca della vita eterna. Il desiderio per l'immortalità è l'inizio di tutte le tragedie. La Sblins Blons non permetterà a nessuna civiltà più giovane di fare la sua la fine che hanno fatto loro un tempo. Ora, Tianzhou Yaoqing, questa non so se ci siamo già stati, non credo. È una delle sei navi, ok, non dovrebbe, perché noi siamo stati sulla Luofu, sulla Yaoqing, magari ne abbiamo sentito parlare, ma non credo ci siamo stati. Oddio, vediamo un attimo, tanto ce l'ho qua sulla mappa. Mettiamo un secondo a controllare. Star Rail Map. Eh no, infatti, Luofu. Ho sbagliato. Ma lo che... Oh, bah! Ok. Adesso niente, ragazzi, tutto a posto. Ho avuto un piccolo momento, Sabaku, che dice gli archivi del duca, gli archivi del re. Ok. La Sblin Blon Yaoqing è una delle sei navi, bla bla bla. Viaggia nei mari del bla 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 come una colossale spada che stermina tutti gli abomini che fanno casino. Perfetto. Questa è una freccia, questi sono... Questa è una spada, questa cos'è? Un martello. Ci sta, ci sta. Mi manca una lancia, però. Vabbè, la freccia, volendo, può essere una lancia. Poi dipende, se è una freccia come lo spadone che c'è nel DLC di Elden Ring, è una punta di freccia, è un altro discorso. Comunque. Delle sei navi, la Yaoqing è conosciuta per la sua prodezza militare. Non proprio, ma bene. Ed è sempre quella che viene mandata per le missioni di combattimento più intenso. Sotto i feroci assalti del... Of the Elite Verdant Knights of the Yaoqing. Ah, ok. Sotto i feroci assalti dei cavalieri d'elite verdanti della Yaoqing, forze armate principalmente composte da volpi, volpidi, l'esercito di abomini fatto di Borisin, sono i gorilloni, adesso poi vediamo anche i nomi dei nemici, fatto di gorilloni e simili, è finalmente stato routed, non so cosa vuol dire, con i loro numeri ora finalmente in declino. Non c'è scritto finalmente, l'ho aggiunto io, ma va bene. Nonostante la loro reputazione e il rispetto che viene nutrito per loro all'interno dell'alleanza a causa delle loro vittorie frequenti in guerra, la Yaoqing è anche al centro di un dibattito molto hot, molto heated. La Yaoqing collabora molto... Collabora molto spesso con l'IPC in cambio di tecnologie e provviste richieste in combattimento, certo. Allora, hanno sconfitto tantissimi abomini in molti mondi, rendendo molti di loro handling many of them, spoils of war in the credits. Questa frase non so bene come tradurla. Più o meno ho capito cosa vuol dire, ma non so come tradurla. Comunque. Questo ha portato a molti sospetti sul fatto se la Yaoqing sia veramente l'avanguardia della caccia. La caccia maiuscolo. O se sia diventata una nave da guerra della Preservation senza che nessuno se fosse accorto. Ok, quindi loro collaborano talmente tanto con l'IPC, che ricordiamo seguono il Path of Preservation, che dicono, raga, ma voi siete ancora alleati del Cavolan, vero? No, perché qua un attimo,
qua un attimo. Va bene. Tra l'altro qui su Yarilo non viene menzionato il Preservation, nonostante sia stato appunto il Preservation a salvarli dall'Eternal Freeze, aiutati anche dai fondi dell'IPC, che infatti sono Preservation pure loro. Comunque, vediamo il martellozzo. La Bling Blondes Juming, conosciuta per... Ah, sono i Fabbri, ok. Per la loro incredibile forgiatura, artigianato e tecniche di alchimia fin da quando... Allora... Fin da quando hanno per la prima volta solcato i mari spaziali, presumo, durante la Primeval Imperium Era, quindi primordiale era imperiale, circa. Io con le timeline sono negato, ragazzi. Sappiate che questo termine non me lo ricorderò, e se me lo ricorderò non avrò alcuna idea di dove metterlo. Vedo che la chat anche oggi... Ah no, forse... Aspetta. Rick, prova a scrivere qualcosa. Ok, forse funziona la chat. Perché Preservation l'hanno introdotto l'IPC. Ah... E se invece fosse stato Yarilo, il Preservation, che li ha aiutati nella guerra? Hm? Beh, oddio, però era la primavera, diceva Spring War God. Forse era Propagation. Ok, la chat funziona, dai. Devo un attimo... Ah, oggi dovrò bere un sacco perché tanto parlerò solo. Allora, dove ero arrivato? Qui. Nel corso del suo viaggio, negli scorsi 8000 anni, un paio di giorni quindi, sulla Juming sono sempre state apportate varie modifiche. Per esempio, così da fare in modo che non assomigli più all'aspetto che aveva originariamente. Certo, perché tanto nel corso di 8000 anni scopri tecnologie migliori, o comunque roba si rovina, quindi la devi cambiare, e quindi sta cazzo di nave, se la guardi 8000 anni fa e adesso, dici, ma non è la stessa, è un'altra, l'avete cambiata. Attenzione! Scusate, questo faceva particolarmente schifo. Non perché è un rutto, che schifo i rutti, ma perché era scarso. Non lo faccio più, la prossima volta mi muto. Comunque. Dopo la... Ah no, aspetta, non avevo finito. Comunque. Il fuoco dell'innovazione e la conoscenza che brucia nei cuori degli artigiani a bordo non si è mai estinta. Dopo la... Flaming Catastrophe War, la guerra della catastrofe fiammante, l'imperatore del... Oddio, cos'era Flint? Cos'era Flint? Perché mi viene in mente solo il capitano Flint dell'Isola del Tesoro? Perché non mi viene la traduzione? Flint, Flint, Flint? Dai, Minecraft, aiutami, che cazzo era Flint? Selce, grazie. L'imperatore della Selce, o forse l'imperatore Flint, non lo sappiamo mai, predecessore di tutti gli Heliobai, che sono i fantasmi, ricordiamolo, è stato imprigionato nella Juming. Az. E quindi Ignamar è un merdone. No, non è un merdone neanche per sbaglio Ignamar, però... Porca troia. Allora, sarà Flint il nome. Sarà l'imperatore della Selce. Oddio, però potrebbe essere, alla fine la Selce si usa per accendere il fuoco. Vabbè, da non confondere con la felce, le felci che sono le piante. Comunque, mentre era in cattività, è caduto in un sonno profondo. Gli artigiani della Juming poi hanno costruito la forgia della ruota fiammante ad anelli. Vabbè, intorno a questa creatura... Questa creatura di livelli celestiali di pura energia. Beh, effettivamente gli Heliobai non sono fisici, sono energia senziente, diciamo.
Sono fantasmi, appunto, ma non proprio. Ok, e hanno usato praticamente sto coso fortissimo. Flint si è addormentato. Questi ci hanno costruito un generatore intorno. Ci hanno costruito una centrale idroelettrica, però non c'era l'idro, c'era un Cristo di Dio al centro. Una centrale dioelettrica, incredibile, e quindi l'hanno usato come fonte di energia. Ci sta. Ad oggi la Juming è diventata la mecca mi sono scordato la parola, l'ho usata fino a 3 secondi fa, dell'artigianato, rinomata tra le stelle, tra le galassie. Production Engineering Technology, la loro produzione, la loro tecnologia, bla bla bla. La loro tecnologia è alla pari, diciamo, del pianeta Skrullum. Non sapevo ci fosse proprio il pianeta Skrullum. E Pierpoint. Va bene, mi segno questi due pianeti. Pianeta Skrullum sarà facile da ricordare. Pierpoint, prima volta che lo sento. Comunque, questa tecnologia, al pari di questi altri due, ha attratto tantissime persone che cercano di imparare e che sono tutti tornati a casa con un'abbondanza, abbondance di tecnologia. Vale. Micro spoiler, ricordi il maestro forgiatore di Blade? Non era Blade il maestro forgiatore? Perché ricordo che Blade era il maestro, era un forgiatore bravissimo, non mi ricordavo che avesse un maestro, me l'ero perso quel dettaglio. Comunque lui è della Juming. Ok, figo. Penaconi. Questa quasi quasi non la leggo. Questa quasi quasi me la tengo. No, non è vero. Prima di andare a Penaconi dobbiamo sapere anche questa cosa. Ma questa ce la teniamo per ultima. Louis Fleming. Questo Fleming con un M sola. L'ho sentito questo nome, ma non mi ricordo dove. Se dovessimo fare una lista di tutti i mortali più famosi nell'intero cosmo, allora l'uomo famoso per circa 700 Ember Eras. Ember Eras, però che vuol dire? È un termine qua, Ember. Andiamo un attimo qui. Ember Era, il calendario comunemente usato nel cosmo, creato e promosso dalla IPC. Ah, ok. Quindi in questo gioco cinese i cinesi fanno finta che il calendario cinese abbia vinto su quello cristiano, vabbè. No, scusate, mi faceva ridere fare questa cosa. Comunque, di Ember Era started at the estimated birth. Ah, è certo, l'Ambra, l'era dell'Ambra, ok, quindi no. Non è che il governo, il calendario cinese ha vinto. Questo è il loro calendario. Calendario è un'altra cosa. Questo è il loro calendario cristiano, perché coincide con la nascita di Kleposth, che è leone della Preservation. E inizia una nuova era ogni volta che Kleposth scaglia il suo martello durante la costruzione. Ah, Ordras, va bene. Sarebbe una volta l'anno? Quindi un'era sarebbe un anno? Boh, vabbè. Mentre Kleposth agita il suo martello a intervalli imprevedibili, ok, quindi non è una cosa regolare, la durata di ogni Ember Era cambia significativamente. La lunghezza di un Ember Era è stata tra i 76 e i 240 Trailblaze Years. Che si chiama Trailblaze Years? E poi vediamo anche il Trailblaze Calendar, infatti. Quindi tra i 76 e i 240 Trailblaze Years, che saranno gli anni nostri. Quindi comunque 700 Ember Era. Allora, facendo un average di 70-240, quindi tra 70 e 240 facciamo circa 180 anni, più o meno. 180? 70,
Sì, dai, facciamo finta 180. 700 umbrella sono un botto. Ma facciamo 100. Sì, facciamo 100. Facciamo 100 per darci un'idea vaga. Cioè, 700 per 100 sono 70.000 anni. Non può essere. Troppo. Vediamo il Trailblaze Calendar che cos'è. The Astral Express restarted its journey on... Ok, 2157esima Ember Era. Il calendario usato dall'Astral Express si dice che venga da dal pianeta nativo di Achivili, Leon della Trailblaze. Il mondo isolato di Pegana, prima volta che sentiamo questo nome o prima volta che me lo ricordo. The Trailblaze Calendar System has each year split into 12 months and each month into a different... Ok, questo è il calendario nostro, diciamo. Questo è il calendario nostro. Quindi il Trailblaze... il Trailblaze Calendar è il nostro. Volendo possiamo anche fare finta che Pegana sia in realtà la Terra e Achivili fosse un terrestre. Cazzi, ma non penso, sinceramente. Però vabbè. Quindi... ogni era dell'Ambra è durata tra i 70 e 76 e i 240 anni, facendo finta che la media sia di 100, anche se dubito. E qui ti dice che, porco due, l'uomo famoso per 700 Ember Eras, 700 ragazzi, per 100 sono circa 70.000 anni. È un po' e poi in realtà probabilmente anche di più, quindi 70.000 anni. Buongiorno, signor Lewis Fleming. Comunque, se parliamo dei mortali più famosi nel cosmo, allora Lewis Fleming, famoso per mille anni, cazzi pazzi, è obbligatorio citare il suo nome. È il fondatore... è il fondatore dell'IPC... un vero e proprio membro a vita della Board of Directors, la cazzo dei direttori. Io uso cazzo come filler word quando non so come tradurre, però so cosa vuol dire. E unica persona ad aver partecipato a tutte le 14.600 riunioni della board. Minchia, però è immortale. Oppure fanno una riunione al giorno, non lo so. È anche... la persona più potente nell'universo dopo Yeon, buongiorno. Ed è anche il più grande azionista dell'IPC, certo, è sua, dopo tutto. Un attimo che cazzo... ma, pantaloni, ma vi pare il momento? Mi si stanno decomponendo i pantaloni, c'è un filo che parte a cazzo di cane. Un attimo ragazzi, devo amputare questa roba, sennò mi dà fastidio e ci penserò mentre leggo e non mi concentrerò. Vabbè, amputato. Perfetto. Allora, signor Lewis Fleming è il boss finale. È proprio è Jeffrey Bezos, Lewis Fleming. Comunque, è l'essere più potente. È Barba Bianca, l'uomo più potente del mondo. Comunque, in quanto principale azionista dell'IPC, Lewis Fleming, la sua ricchezza è letteralmente incalcolabile. Molti fanno anche battute che questo... certo, che questo misterioso tycoon, che non so come si traduce, sia Leon della ricchezza. Guarda, mi sa che tra un po' lo diventa veramente. Alcuni sono convinti che Lewis Fleming sia solo una leggenda. Nessun corpo mortale potrebbe durare talmente a lungo. Bro, 70.000 anni, cioè... o è un membro... o è anche lui un immortale della flotta come quelli della flotta Blitz Blondes, tipo un Vidyadara, che cazzo ne so, oppure... ma noi Vidyadara muoiono e si rincarnano, boh, vabbè. Forse è Mara Strack. Alcuni surmise, non mi ricordo di preciso cosa vuol dire, che Lewis è un nome ereditato da generazioni... come Giorgio. Che Lewis sia un nome ereditato da generazioni della stessa famiglia. Alcuni credono che il direttore Fleming sia un mito deliberatamente mantenuto dall'IPC. Altri ancora credono che quest'uomo abbia usato la sua ricchezza per ottenere l'immortalità, come se fosse necessario. No, ragazzi, tranquilli. L'immortalità o ci nasce o... arrivederci. Oppure si è inserito dentro un computer. Alcuni dicono che Lewis, ecco esatto, si sia trasformato in dati e abbia abbandonato il suo corpo mortale. O Sayblade, esatto. Mortal Shell, citazione al gioco? No, non penso.
Alcuni hanno anche detto che il direttore Fleming fosse già asceso a Dio. Non penso. Oddio, può darsi in realtà, può darsi. The official line from the internet. La versione ufficiale dell'IPC è che Louis Fleming sia sicuramente esistito e ancora oggi esiste. A parte questo, tutte le altre informazioni su quest'uomo rimangono top class secrets. Ok, certo. Attimo, ne bevo. Ok. Qui vedo tra l'altro Synesthesia Beacon. Sono curioso perché Sidonia ha letto una cosa a riguardo e ho detto, ma mi cazzo. Allora, Herta. Gli studiosi di solito possono lasciare i propri nomi nella storia con una grande scoperta. Herta, invece, ha un'infinità di imprese. Ed è per questo che è stata notata da Nuss ed è diventata un membro della Genius Society. Però non credo che sia essere notati da Nuss il requisito per entrare nella Genius Society, per quanto Herta, la vera Herta, non la bambolina di merda che troviamo in giro, sia un emanator di Nuss. Scusate, mi stanno continuando a venire fuori dei ruttini d'acqua. Tutti i membri della Genius Society sono strani, sono degli otaku, e Herta non fa eccezione. Credo sia un requisito. Dici? Non lo so, Cioè, può darsi, però non... può darsi. Comunque, tutti i membri della Genius Society sono otaku, e Herta non fa eccezione. Il suo studio è interamente guidato dall'interesse personale. Se perdesse interesse in una cosa a metà del progetto, lo abbandonerebbe istantaneamente insieme a tutto il suo lavoro a riguardo. Quindi, quindi tantissimi argomenti che avrebbero potuto portare la civiltà a fare un passo in avanti incredibile sono stati buttati nel cesso perché non erano interessanti. Capisco perfettamente, Herta. Capisco perfettamente. A volte succede, ragazzi. Comunque, anch'io ovviamente sono un genio, quindi capisco. No, comunque Herta credo sia... si chiami disturbo dell'attenzione o autismo, una delle due. Comunque. Anche se l'Intelligenza Guild avesse ottenuto i suoi manoscritti dopo innumerevoli difficoltà, nonostante l'Intelligenza Guild avessero ottenuto i suoi manoscritti dopo innumerevoli difficoltà, spesso non potevano farci un cazzo per... troppo scarsi, l'Intelligenza Guild troppo scarsi per continuare le ricerche di Herta, certo. Comunque, Herta oggigiorno sembra aver espanso un po' i suoi interessi. Ha iniziato a contattare la IPC, infatti c'era un tizio, uno solo, un membro solo della Genius Society che lavorava con l'IPC, poi morto lui, non si è trovato più nessuno, finché non è arrivata Herta e ha detto «Bella IPC, se voi mi date i fondi, io lavoro con voi». Allora ha detto «Ok». Comunque. Ha iniziato ad avere contatti con l'IPC, ha aiutato la flotta Sblins Blondes a cacciare gli abomini, e ha anche avuto dei disguidi col Garden of Recollection. Attenzione, questa è roba nuova. Oddio, in realtà no, perché alla fine nella stazione spaziale abbiamo trovato varie volte delle bolle. Le bolle, quelle della memoria, quindi in realtà ha senso. È anche molto socievole paragonata agli altri eremiti della Genius Society. Sì, socievole, nel senso che è sempre pronta ad avere altri schiavi in giro. Comunque, chissà cos'altro si potrebbe interessare in futuro. Forse non lo sa neanche lei. Figo. Synesthesia Beacon. Allora, questi qui, nell'intro sulla stazione spaziale, Herta diceva che erano stati creati da un tizio della Genius Society, non mi ricordo quale, e diceva ringraziatelo lui, perché lui è quello che ha creato i Synesthesia Beacons. E io ho detto, chissà che cazzo è un Synesthesia Beacon. Dal momento in cui le civiltà hanno iniziato a esplorare il cosmo, è nato un dilemma tra il conflitto senza sosta e il desiderio di comunicazione.
credo si sia scritto questo. Desirous, non so, immagino sia desiderio. Anche se anche il conflitto è una forma di comunicazione. Va bene. Invece di... invece di ricorrere alla violenta carneficina e perdita in guerra, credo, non lo so, e perdita della guerra, vabbè, non importa, invece di ricorrere alla guerra, le persone cercano qualcosa di più per superare le barriere linguistiche. Ah, forse ho capito forse. Per superare le barriere linguistiche e raggiungere un understanding mutualmente beneficioso. Vabbè, per capirsi. Quindi l'umanità ha iniziato una ricerca senza fine per la traduzione accurata delle lingue. Però il problema dell'informazione linguistica che perde la sua accuratezza e diventa confusa tra diversi sistemi di scrittura sembrava inconquistabile, diciamo. Esatto, è il motivo per cui tutti parlano inglese. Poi c'è Topaz che nella sua Idol Animation parla tipo spagnolo, cinese, cazzi pazzi. Ma va bene, Topaz può farlo. Passando ai registri, l'IPC una volta aveva creato il dizionario della traduzione che conteneva lingue da circa 6.000 civiltà. Però non poteva essere usato nella pratica a causa della taglia enorme del database su cui si potevano cercare le cose, certo. La cosa ancora più fastidiosa, diciamo, era che le lingue sono entità viventi, certo. Quanto studente di linguistica, confermo che sì. Ex studente di linguistica. Man mano che le civiltà avanzano, nascono nuove frasi, nuovi slang, crescono rapidamente, rendendo la traduzione esponenzialmente più difficile. Ragazzi, voi immaginate andare da un inglese madrelingua e dirgli hey bro, sticking out your gut for the Rizzler. E lui, che probabilmente sarà un ottantenne, avrà un infarto e morirà cascando al suolo con la schiuma alla bocca. Immaginate dover tradurre questa cosa, ecco. Immaginate anche solo dover tradurre Skibidi Toilet, cioè il cesso Skibidi. No, non è la stessa cosa. Non è. No. Comunque. The Riddlers, non ho mai sentito questo nome. Gli enigmisti, citiamo Batman, gli enigmisti stavano anche interferendo con le lingue, rendendo la comunicazione tra i sistemi planetari ancora più challenging, non mi viene il termine. Ah, Elias Salas, ecco chi ha creato la cosa. Che se non sbaglio era uno di quelli entrato nella Genius Society per elezione, non per cazzi. Vabbè. Ho detto cazzi, non cazzin, ragazzi. Comunque. Dopo molti anni, la apparentemente ingannevolmente semplice... problema della traduzione finalmente è stato risolto da Elias Salas, il 56esimo membro della Genius Society, che ha proposto la seguente ipotesi per rendere la comunicazione tra i geni, solo tra loro, più facile. Va bene. La creazione del pensiero, diciamo, delle creature intelligenti è più spesso rappresentato in linguaggio interiore, proprio come le persone leggono inconsciamente, parlando, diciamo, nella loro testa, quando guardano delle parole e formano dei pensieri, più o meno vabbè. La parola è pensiero, ok, traduciamola così. La parola è pensiero, è impossibile pensare senza le parole. E voi mi potreste dire, ma... Ragazzi, se voi avete un pensiero che non è trasmutabile in parole, non è un pensiero, è una reazione.
ed è un'altra cosa. È un'altra cosa. Tipo, perché questa è un'obiezione che io una volta ho fatto al professore di linguistica. Ho detto, scusi professore, ma io quando mi spavento o quando sento dolore, eccetera, non penso... Cioè, non è che penso, aia, che dolore o che paura. Reagisco e basta. Lei mi fa, esatto. Perché è una reazione, non è un pensiero. Un pensiero è impossibile che esista senza le parole. Ma comunque. Se potessimo saltare quel passaggio di condivisione, trasmissione delle informazioni, ovvero parlare o scrivere, eccetera, e invece collegare la nostra coscienza, convertire i codici del nostro linguaggio interiore e poi lasciare che il sistema di processazione linguistica del ricevente, del destinatario, analizzi e recuperi quelle informazioni, allora non avremo più barriere nella comunicazione, ovvero la telepatia, va bene. Per quanto, vabbè, ovviamente sci-fi, ma ci sta. Ed è così che la lingua. Ed è così che Elias Salas ha creato il primo paio di Synesthesia Beacon Prototypes. Purtroppo la lingua non era l'unica barriera di comunicazione. Certo, c'è anche tutto l'aspetto culturale, le emozioni. Esatto, c'era anche l'arroganza. I membri della società hanno ignorato la sua invenzione. E questo brillante pezzo di ingegneria è stato dimenticato per secoli. Ma bro, ma siete degli idioti. Comunità scientifica. Che cazzo fate? Comunque, le restrizioni invisibili della lingua hanno continuato a frustrare la IPC. Hanno mandato un ultimatum irrifiutabile all'intelligenza guild, a cui loro stessi davano fondi. Gli studiosi hanno modificato e lavorato. Modified and labored. Ok, è vero. Quindi praticamente questi studiosi dell'intelligenza guild hanno fatto reverse engineering sui prototipi di Elias Salas. Hanno detto, quindi è così che funziona, ok, ne abbiamo creati nuovi. Ok. E così l'era, e hanno ricreato i Synesthesia Beacons, e così l'era della comunicazione interstellare è finalmente iniziata. Oggigiorno è un po' Leonardo da Vinci, Elias Salas, che ha fatto delle cose, l'hanno ignorato, e poi secoli dopo, regà, ma quel tizio dei secoli fa aveva già capito tutto, noi l'abbiamo mandato a fare in culo. Vabbè. Oggigiorno il Synesthesia Beacon è la tecnologia fondamentale di tutte le forme di vita nel cosmo. Ah, è un'iniezione, non è neanche una roba che devi avere addosso. Sono le nanomachines di Metal Gear. Con una semplice iniezione... And embeds the beacon in your central nervous system. Ah, che mette il beacon nel tuo sistema nervoso centrale, sarai capace di comprendere qualunque lingua aliena dalla stella più lontana come se fosse la tua lingua madre. Fighissimo. Il lavoro dei traduttori esploso. Ci sta. Tanto, se non sei più richiesto, cambi lavoro. Sfortunatamente, il cosmo non è diventato pacifico. Però allora scusami, ma se è una roba così che è proprio un'iniezione, non puoi disattivarla. Allora Topaz veramente perché parla altre lingue? Forse sta parlando con quei paesi troppo poveri per permettersela? Possibile, perché a lei gli piace aiutare quei pianeti lì, no? Chissà. Fortunatamente il cosmo non è diventato pacifico con una lingua universale. Guarda, non so perché, ma immaginavo, visto che le guerre civili esistono. Al contrario, ci sono stati ancora più conflitti, certo, perché prima c'era il dubbio, no? Prima c'era il, ma magari noi li abbiamo interpretati male questi tizi qui con cui stiamo facendo la guerra, ma forse in realtà possiamo comprenderci se solo parlassimo la stessa lingua. Poi parlano la stessa lingua, ah no, sono più stronzi di quanto immaginassimo, meniamoli subito. Purtroppo. Cos'era quella citazione? Finché ci saranno almeno due persone sulla Terra esisteranno i conflitti, e anche se ci fosse una persona sola sulla Terra prima o poi si incazzerebbe anche col proprio riflesso nell'acqua, era una roba del genere. Comunque, sfortunatamente il cosmo è diventato pacifico quando le persone sono diventate capaci di capire
la propria lingua, cioè la lingua altrui, ma avevano dei standard diversi, dei standard molto diversi, certo. Cioè, immagina nascere in un pianeta come Belobog, dove no, non si spreca nulla, eccetera, bla bla bla, e poi vai magari a Penaconi, che io non so nulla di Penaconi, ma mi pare proprio il pianeta dell'intrattenimento, degli sprechi, delle robe, del capitalismo. Cioè, mi pare Las Vegas dello spazio, Penaconi, da quello che... Io ho questa immagine qui, è Las Vegas spaziale, Penaconi, quindi immagina uno super morigerato di Belobog, no, non dobbiamo sprecare nulla perché l'energia è preziosa, dobbiamo sopravvivere, dobbiamo fare comunità, arriva Penaconi e dice, ma io qua, cioè, va, veramente, ma, ah, questi qui, se avessero vissuto l'Eternal Freeze, vabbè, citando un certo personaggio, un bambino che non ha mai conosciuto la guerra, ha dei valori molto diversi da uno che invece non ha mai conosciuto la pace. Citazioni. Comunque. Quando si fa stare... Certo. Parti sotto surpassi each other, and this is the pantomante. Certo, vari partiti cercano di superarsi a vicenda, varie razze, letteralmente razze, non... letteralmente sentito due ore fa, infatti non volevo dire citando One Piece, citando Doflamingo, però perché dicevo magari non ci è arrivato, no, ci sei arrivato, perfetto. Quello tra l'altro, come lo descrivono molti fan di One Piece, Doflamingo in quel momento si è svegliato e ha deciso di parlare peak. Di solito è descritto così. Doflamingo si è svegliato e ha detto basta, adesso do uno dei monologhi migliori di One Piece. Comunque. Varie razze hanno pianificato di darsi la caccia a vicenda. Né Elias Salas né l'Intelligenza Guild avevano predetto questo risultato. Ma guarda, intelligenza, Genius Society di qua e poi non prevedete la stupidità umana, raga, siete scarsi, cioè. Imaginary Tree, teoria. Aiden, chi era Aiden? Vabbè, ci andiamo dopo. Imaginary Tree, sono molto curioso. Ragazzi, mi sa che ci vorranno diverse live per leggere tutto. Mi sa che oggi leggiamo questi e poi ci dobbiamo salutare perché siamo qui da un'ora e abbiamo letto 10 voci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siamo qui da un'ora, abbiamo letto 10, 12 cose. Ci vorrà un po', sì. Ovviamente non leggerò tutto, tipo le relics, sinceramente mi sa che le lascio lì dove sono. O me le leggo per conto mio, però... Vabbè. Bevo. Allora. L'Imaginary Tree è una teoria dell'universo largamente accettata, non so se è il termine giusto, largamente, vabbè, dalla comunità scientifica moderna. Questa teoria descrive i vari mondi che esistono in diversi spazio-tempi come aventi una struttura ad albero. Ogni ramo è uno specifico percorso lungo il quale vari mondi possono esistere. Con ogni foglia being the marks these worlds have made along the front of time. Ok, con ogni foglia che rappresenta un momento molto importante lungo il parametro del tempo. Quindi sì, appunto, il ramo è la timeline e le foglie sono gli eventi importanti della timeline. La corona dell'albero rimane in stato dinamico, cioè non statico, in quanto assorbe l'energia imaginary, senza padrone, diciamo, libera, dalla vasculature, questo ho bisogno di tradurlo, questo mi serve la traduzione. Allora, vasculature. Vascolatura, che cos'è la vascolatura, Treccani? Vascolare, certo. Vabbè, sì, potevo arrivare. Vabbè. Leggiamo la definizione per sicurezza. Letteralmente che riguarda i vasi, cioè la fabbricazione e la decorazione dei vasi. Vabbè, non penso sia quello. In biologia, ecco.
in biologia relativo alla forma, alle formazioni cave denominate vasi sanguigni, linfatici, bla bla bla, eccetera. Ok, in anatomia, apparato, sì. Ok, quindi vasi linfatici, palle. In embriologia, in botanica, relativo ai vasi o costituito da questi. Va bene. Piante vascolari, le piante con tessuti conduttori, cioè vabbè, comunque la linfa, diciamo. Riassumendo, la linfa. Non proprio, ma fatemi fare. Dove eravamo? Quindi la corona dell'albero, la corona che se non sbaglio dovrebbe essere il punto da cui iniziano i rami, no? Credo sia quella la corona. Rimane in uno stato dinamico in quanto assorbe la imaginary energy. The space-time vasculature of the trunk. Vabbè. Assorbe l'energia dai cazzi del tronco. Perfetto. Nuovi rami crescono. Nuovi germogli, anzi, crescono. Le foglie appassite cadono. E infinite nascite e morti avvengono tra gli infiniti universi. Anzi no, tra l'infinito universo, diciamo. Descrivendo la struttura dell'universo come un albero, no, descrivere la struttura dell'universo come un albero potrebbe essere un comportamento che vede l'imaginary tree come una forma di vita. Certo, l'idea no, che l'universo stesso sia una forma di vita. Prima che la teoria dell'imaginary tree fosse creata, l'universo era stato descritto come un oggetto vuoto e incomprensibile a causa della sua natura non... sto avendo un vuoto, come si traduce? Detected. Rilevato, diciamo. Dopo che la teoria è stata formulata, le persone hanno visualizzato its principle using... ironicamente, hanno visualizzato i principi di questa teoria usando l'immaginazione. Sta cazzo di vascolatura. L'indomata energia immaginaria, vabbè, immaginaria, surges come... non cresce, però come dire... sì, in un certo senso cresce senza fine tramite la vascolatura spazio-temporale, ovvero le cose dell'albero che portano la linfa ai rami, credo, non lo so, e forma sulle punte dei star clusters che gli umani possano capire, in altre parole innumerevoli mondi. I mondi sono separati l'uno dall'altro come le foglie sono separate dall'aria. Between which are non immaginary domains that are nigh impossible to traverse. Va bene. Allora, the worlds are separate. Allora. Imaginary surges endlessly through the space-time vasculature. Quindi l'energia immaginaria scorre in tutto l'albero, eccetera. Questi steps, star clusters. Che umani possono capire. Allora, i star clusters, se non sbaglio, sarebbero delle galassie. Sono delle galassie gli star cluster, no? Sì, mi rispondo da solo, sì. Quindi, ogni foglia rappresenta una galassia, possiamo dire. In altre parole, innumerevoli mondi, cioè galassie, vabbè. Questi mondi sono separati l'uno dall'altro, così come le foglie sono separate dall'aria. Certo, tra una galassia e l'altra c'è un vuoto, cioè il vuoto dello spazio. In mezzo ai quali ci sono domini immaginari ignoti che sono impossibili da attraversare. Ok. L'Intelligentsia Guild una volta ha pensato che Harald Punch, bellissimo nome, il secondo membro della Genius Society, prima volta che sentiamo il nome ma in realtà è importante, sia stato il primo a proporre la teoria dell'Imaginary Tree, l'originale teoria dell'Imaginary Tree. Imaginary Tree Origin Theory, vabbè, quello che è. Dopo multiple ricerche, diciamo,
On the influence of the history, fictionologists, the scientific community now commonly accepts Xandar One. Xandar One Kuwabara. Kuwabara. Questa persona. Ok, vabbè. Dopo molte ricerche, bla bla, adesso invece si crede che sia stato Kuwabara ad aver proposto questa teoria. Va bene. Aiden. Se Xandar non fosse mai esistito, se Kuwabara non fosse mai esistito, dico Kuwabara così me lo ricordo meglio, allora potrebbe non esserci mai stata una Genius Society nel mondo. Perché Kuwabara era il primo. Boh, vabbè. Aspetta un attimo. Xandar One Kuwabara. Aiden, chi cazzo è? Genius Society in the world. E i mortali non avrebbero. Would have one less ivory tower. No, ma. Eh? In che senso? E i mortali avrebbero una torre d'avorio in meno su una montagna. Non ho colto questa reference. Se è una reference. Comunque. È pur vero che se Aiden non fosse mai esistito, allora i mortali non avrebbero saputo dove si trova questa montagna. Ok. Allora, Aiden ha fissato le regole dell'universo per l'intero cosmo, che l'ha trasformato da un concetto distante in una in un'esistenza oggettiva, tangibile, misurabile e comprensibile. Le formule a 9 parole, credo, non lo so, che ha creato hanno rimpiazzato l'algebra tradizionale e la geometria. E ancora oggi danno forma alle leggi naturali. Era anche generoso in quanto... Ah, ma è il primo membro della Genius Society! Ah no, ok. Primo membro della Genius Society a pubblicare e a condividere le sue ricerche. Ok, no, no, un'altra cosa. Ivory Tower è il privilegio più di stallo. Ah, quindi cazzo. Ok. È stato anche generoso in quanto primo membro della Genius Society a non tenersi tutto per sé. Pezzi di merda agli altri. Altruisticamente ha condiviso il suo talento con gli altri. Ah, Aiden era quello lì, no, appunto quello che dicevo, il primo che ha collaborato con l'IPC, unico a parte Erta, forse. Ok, capito. Altruisticamente condiviso il suo talento con altri, cercando saggezza e portando molto avanti la civiltà, la civilizzazione nel cosmo, eccetera. Scusate ragazzi, sto cominciando a cedere con le traduzioni e ci manca ancora un botto di roba, non so se la finiremo tutta sta roba, eh. Vedo tante robe, vedo Luan Mei, Polka, Kakamond, cazzi, Emanator, fino a Emanator ci voglio arrivare almeno. Non so se ci arriveremo. Madonna, che stanchezza. And what is formula created by this additional knowledge, blah, blah. Quando, dopo aver stabilito vari campi scientifici, questi fondatori hanno sempre detto, i fondatori di queste materie hanno sempre detto che comunque si basavano sulle, cioè non sarebbero mai esistiti senza le scoperte, le condivisioni di Aiden. Vabbè, quest'ultima cosa non la traduco, che non c'ho voglia, è complessa da tradurre, succhia il cazzo Aiden. Magari in fisica... Le persone hanno chiamato l'unità più fondamentale nella fisica meccanica Aiden. Non era solo a causa dei suoi achievement nelle scienze fondamentali, ma anche un ricordo della... Aspetta. That was the first to move scientific advance. Vabbè, sì, Aiden è un figo, tutti gli vogliono bene, grande Aiden, il Newton, esatto. Andiamo avanti.
Interstellar Travel. In Ancient Times Before... Allora, in tempi antichi, prima di Achivili the Trailblazer, prima che Achivili attraversasse i cieli, già gente già guardava in alto, si chiedeva come viaggiare, infinita curiosità, l'ignoto, i cazzi pazzi, va bene. Nella teoria dell'Imaginary Tree, avanzata da Kuwabara, il primo membro della Genius Society, infatti, l'universo, che è anche quello che si teorizza abbia creato Nus, e forse potrebbe anche essere ha creato Nus, e Nus in quanto Eludition gli ha svelato l'Imaginary Tree, può darsi, chissà. Primo membro della Genius Society, l'universo è pieno di misteriose Imaginary Energy. Misteriosa Imaginary Energy. Isolated star clusters from each other, certo, l'immaginary energy appunto isola le galassie l'una dall'altra e anche la luce non può passarci attraverso perché vogliono e quindi palle, vabbè, quindi human space is often limited by the boundaries of the individual worlds. Certo, è come se tu arrivi al bordo della galassia come in Futurama e dici questo è il bordo della galassia, se guardi là con questo binocolo intergalattico puoi vedere l'altra galassia, però non puoi andarci perché? Perché esci dalla foglia, bro, se esci dalla foglia non puoi uscire. Suka, è il muro del mondo, bro, hai raggiunto il limite, mi spiace. Zandar ha anche ipotizzato che gli umani sarebbero capaci di controllare l'universo se riuscissero a controllare e manipolare l'Imaginary Energy. Era un'illusione romantica per un lungo periodo, finché non è stato scoperto. Until it was brought into reality? È stata un'illusione romantica per un lungo periodo, finché non è stata resa realtà. Grazie all'apparizione degli Emanator, degli emanatori degli Eon, degli Eoni. E infatti, tutto sci-fi, poi però quando arrivano gli Eoni diventa fantasy. Anzi, diventa fantasy con delle tinte lovecraftiane, volendo. Il Cancer of All Worlds, ovvero Stellaron. Varie fazioni hanno iniziato a notare uno specifico fenomeno. Aspetta, mettiamo... Stellaron Object, però. Quindi Cancer of All Worlds è la conseguenza dello Stellaron. Ok. Stellaron Object è un fenomeno since a specific time. Un specific matter was disrupting the flow of magic on the end. John, the interstellar loss, get it by second place. Megamotic line will meet... Ok, quindi tutti si sono iniziati ad accorgere a un certo punto che c'era qualcosa che impediva lo scorrere naturale della Imaginary Energy attraverso l'albero, diciamo. Cioè, quindi il viaggio spaziale è passato dall'essere tranquillo, tutto spedito, eccetera, all'essere incerto e pericoloso. Questo fenomeno è incredibilmente aggressivo. Mysterious object continua ad abbattersi su mondi vicini a quello su cui appare nella forma di un misterioso oggetto, lo Stellaron. Keeps spreading... continua a diffondersi in tutto l'universo come un cancro, portando l'IPC a chiamarlo il cancro di tutti i mondi. Un po' overdramatic, però non capisco. E avvisando i viaggiatori interstellari a non prenderlo sotto gamba. Certo, i mondi contagiati dal cancro erano spesso insalvabili e poche persone sono sopravvissute. Ci sono varie speculazioni riguardo il cancro dei mondi e la maggior parte sono legate a Nanook della distruzione e alla legione antimateria. Effettivamente forse Helio vuole distruggere Nanook, perché Nanook è la fonte degli Stellaron. D'altronde anche noi, il primo Eon con cui siamo entrati in contatto era stato proprio Nanook, e poco dopo essere nati. Comunque, questi distruttori cosmici spesso sembrano apparire insieme agli Stellaron. Non sappiamo ancora se questi avvenimenti siano legati o se siano solo coincidenze. Vabbè, fanculo però. Che cazzo vuol dire?
Ma allora scusami, non importa. Fragmentum, che era quello. C'è qualcosa sul Mara? No. Va bene. Fragmentum. Mentre il cancro dei mondi si espande, il fenomeno corrosivo del fragmentum si sta espandendo in silenzio anche lui. E quindi il fragmentum è legato allo Stellaron o no? L'intelligenza Guild crede che ci sia un legame diretto. Ok, ecco, infatti. Crede che ci sia un legame diretto di causa-effetto tra i due fenomeni. Credono che il fragmentum sia causato dagli Stellaron. E che converta tutte le entità che tocca in creature del fragmentum. Queste creature di solito esistono in quanto tipo di corrosione spaziale. Seem to preserve the memories and habits of the original physical entity, but non infestano. Ok, quindi mantengono i ricordi e i comportamenti del corpo precedente, ma si manifestano con comportamenti ostili verso altre entità, chiunque non sia un fragmentum. Gli studiosi che ricercano il fragmentum avvisano di bla bla bla, to be completed in a later existence, harboring any kind of delusion towards the spirit. Certo, cioè, se tua sorella è diventata mostro del fragmentum, non ti illudere che la puoi salvare. No, bro, è andata, è un zombie, sparagli. Non dire, no, mia sorella, Nezuko. No, Nezuko il cazzo. Non è che se la metti al sole e fa la muta. No, ammazzala, è andata ormai. Comunque. A parte la corrosione, il fragmentum... The Ethan Information... Il fragmentum registra anche l'informazione etere. Ether è la prima volta che lo sentiamo e qui non vedo termini legati all'etere. Formation of the entities in space touched by fragmentum. The senses combining with information and fragmentum developed with a type of fragmentum creation. Like fragmentum monsters in a mystery disaster for now. Space with fragmentum. Allora, questa parte non ho ben capito cosa sia, ma credo che giustifichi gli equipaggiamenti che troviamo in giro, forse. Cioè, credo che stia parlando delle relics. O no? Se vuoi leggere di più, leggi un paragrafo e poi riassumi. Allora, Rick, sì, capisco cosa vuoi dire, però preferisco andare così, perché così almeno devo riflettere meglio su quello che dico e assorbo meglio le informazioni. Comunque, ragazzi, sì. Finiamo questo e poi arrivederci. Anzi, in realtà sento la cacca che spinge. Perché non ve l'ho detto, ragazzi. Ci sono tre motivi per cui ho tardato oggi. Uno, è la corrente che è saltata. E ok. Due, era il computer che dava problemi. Ma il terzo è il motivo sempre verde. È sempre lui. Resisto finché posso, però. Allora, Emanator, eccoci qua. Allora, sento il mio intestino che sta comunicando in modo molto chiaro con me. Leggiamo gli Emanator in fretta e poi per oggi chiudiamo, vedo se riesco a fare qualcosa domani, ma non credo. Sai che dobbiamo rimandare a sabato la prossima live, però tranquilli, finché non leggiamo qua non andiamo avanti per un cazzo. Allora, se i mortali che ricevono la grazia degli Eon, degli Eoni, inizio a chiamarli Eoni, that's been the power of past, viewed as a singular shattered form, the mighty feats of eons driving their past onwards can be linked. Scusami, ma qui mi stai dando informazioni come se... Allora, se i mortali che ricevono la grazia degli eoni e che riescono ad afferrare il potere dei sentieri sono visti come una singola shattered form... Form dovrebbe voler dire schiuma, però, no? Vabbè. Allora le potentissime gesta degli eoni che portano avanti i propri sentieri possono essere paragonati a uno tsunami. Ah, ok, la foam nel senso
quello che fanno gli Emanator è la schiumetta delle onde, quello che fanno gli Eon sono gli tsunami, che coprono le montagne. Questa è a small number of favored mortals can also drop on the power of the past with the permission of the Eon. Sì, nella vastità dello spazio, un piccolo numero di mortali favoriti possono ottenere il potere, possono trarre potere dai sentieri col permesso degli Eoni, creando delle grandi onde che erodono la costa. Comunque non siamo agli tsunami, ma delle grandi onde. Buttale via. Sono riferiti... ci riferiamo a loro come emanatori. Anche se non completamente asserviti agli Eoni, gli emanatori sono praticamente degli emissari della volontà degli Eoni, agli occhi di tutti gli altri. Vari Eoni hanno diversi comportamenti con i loro emanatori, quindi il livello di potere che condividono varia. Alcuni guardano agli emanatori come un'estensione di se stessi e quindi gli concedono generosamente... gli aprono generosamente il sentiero completamente. Immagino che sia quello che ha Jing Yuan, visto che lui c'ha lo stand gigante. Cioè, immagino che il Cavolan sia molto generoso. Ci sono anche gli Eoni che invece non hanno intenzione di creare emanatori e non hanno interesse nelle cose mondane, nei cosi mondani dei mortali. Altri Eoni fanno come cazzo gli pare. Immagino, stavo per dire come quello dell'Elation, certo, che a caso dà dei mortali il potere del suo sentiero e gioca con gli umani, eccetera. Va bene. Allora, ragazzi, io mi sto purtroppo cagando addosso. Ha un'arma regalata da... Ah, ok. Vabbè, poi tanto li leggiamo tutti i personaggi, certo. Io mi sto cagando addosso e comunque siamo stati qui un'ora e mezza e abbiamo fatto un botto di lore, quindi... Continuiamo, non credo domani, a meno che non riesco, ma non penso di riuscire, a meno che non mi salta allenamento perché tipo piove. Continuiamo in caso sabato. Rick, sbrigati a scrivere il fun fact perché veramente sto per smerdare la serie. Ti do 10 secondi, Rick. Se in 10 secondi non hai finito, uno degli umanatori di Haha è una lumaca. Va bene. E con questo fun fact... Alla prossima, vado sul mio trono di porcellana.